Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video Svuota la spesa Conad. Allora, direi spesina, più che spesa, però vi faccio vedere al volo perché come vedete manco mi sono tolta occhiali, borsa, perché devo subitissimo. Nel frattempo che la Carlotta era ginnastica ritmica, io sono andata a prendere proprio due cosine che diciamo avevo finito. E sotto diciamo c'è anche un cinesino, dal cinesino ho preso i fazzolettini di carta perché inizia la stagione il fazzolettino di carta. Poi ho preso i petali di parmigiano, uno di pan grattato, poi ho preso un ceppo di insalata che io credo che sia pan di zucchero, però là mi diceva radicchio milanese. Boh, non lo so, però penso che sia o uguale o non lo so. Staremo a vedere, tanto mi piace tutta l'insalata. I mini Oreo da portare a scuola. Poi in offerta c'erano questi ravioli che sono speck e gorgonzola a 1,29 euro, una cosa del genere. Non è male come prezzo, questo diciamo per un pasto per Piero va benissimo, che lui se li mangia tutti da solo ovviamente. Poi ho preso, che sto finendo, lievito per dolci, me ne è rimasto solo uno, un formaggio, ah, scusate, okay, un formaggio mix. Poi la cena di stasera sarà la bresaola, appunto per quello ho preso le scagliette. Poi ho preso anche due confezioni di tè. Ma anche qua tutto è aumentato, giustamente anche questo. Due confezioni della pesca, portarsi a scuola. Poi ho preso le spinacine e una confezione di, se la riesco a prendere, di salsiccia. Questa qua sicuramente sarà, ci farò la pasta sicuramente. Poi spostiamoci dall'altro lato. Tanto io controllo l'orologio perché ho veramente 10 minuti contati. Di qua abbiamo sempre da cinesini. Avevo preso, sono andata per prendere i fazzolettini perché comunque è sopra e mi piace comprarglieli così a tema alla Carlotta. E allora ho approfittato, ho preso il Cif Candeggina che io uso per il bagno, che c'ho più poco, e una ricarica. E una ricarica per lo sgrassatore. Questo giro l'ho preso, se non sbaglio, alla lavanda. Stato uso quello al Marsiglia, ma non c'era e allora ho preso la lavanda. Poi una confezione di latte, questo qua, Sterigalda senza lattosio, 99 centesimi, costava appunto meno del Conad. Poi una confezione di farina 00, anche questa praticamente sto lì per finirla, perché forse fa biscottini, giustamente. Poi salamino Milano, rucola appunto per la bresaola. Poi al Conad avevo speso 33 euro, sì, 33 euro, scontrini vari. Poi ho preso, che avevo sete, poi in realtà ho messo dentro, mi sono dimenticata di bere, un tè per me al limone, un pesto, questo qua che prendo sempre, foglia verde. Poi ho preso una marmellata, che anche qua sto finendo la mia marmellata della colazione, quindi ho preso questo giro a mirtilli. Poi il burro, perché appunto facciamo biscottini per la settimana, di conseguenza lo consumo. Pane di segale. Ed infine, visto che per me inizia la stagione, della polenta. Quindi l'ultimo pezzo, ultimamente poi avete visto che Piero va ai funghi. E quindi già due volte è andato e la prima volta ci ho fatto la polenta col sugo di funghi, la seconda volta ci avevo fatto scaloppina e risotto e ora me la tengo in casa perché per me l'inverno la polenta è veramente ottima. Io la mangio sia col sugo, anche al ragù, con lo stracchino, con il parmigiano e l'olio, oppure con un contorno tipo alla cacciatora, rosticciana, insomma, si presta per tante cose. Quindi questa era la mia piccola spesa veloce veloce. Adesso metto a posto le cose, sì, ci dovrei fare a mettere a posto tutto e vado a prendere la Carlottina così poi
veniamo a casa, doccia e ceniamo. Quindi spero che questo mini video vi abbia comunque tenuto compagnia e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!